Cucinaconnoi.it oggi vi propone le linguine al tonno, un piatto semplice e di rapida esecuzione. Vediamo cosa ci occorre per 4 porzioni. 360 g di linguine, 500 g di polpa di pomodoro, 150 g di tonno sott'olio sgocciolato, 3 o 4 filetti d'acciuga sott'olio, un grosso spicchio d'aglio, un peperoncino, un ciuffetto di prezzemolo, sale, pepe e olio extravergine d'oliva. Dopo aver messo sul fuoco una pentola d'acqua per cuocere la pasta, tritiamo finemente l'aglio e il prezzemolo, quindi andiamo a preparare la salsa. Mettiamo in una padella 2-3 cucchiai di olio extravergine d'oliva, lo lasciamo scaldare, uniamo i filetti di acciuga, li schiacciamo leggermente e aggiungiamo l'aglio. Quindi lasciamo rosolare a fiamma molto bassa in modo che l'aglio non brucia e i filetti d'acciuga si sciolgono insaporendo l'olio. Dopo aver aggiunto anche il peperoncino, uniamo la polpa di pomodoro. Aggiungiamo un mestolo di acqua calda, il sale e lasciamo cuocere per circa 15 minuti. Dopodiché saliamo l'acqua, mettiamo la pasta in cottura e continuiamo la cottura della salsa. Se dovesse asciugarsi troppo, aggiungiamo dell'altra acqua di cottura. A metà cottura della pasta uniamo nella salsa il tonno. Mescoliamo e lasciamo cuocere. Aggiungiamo un altro mestolo di acqua di cottura della pasta. Quando la pasta ha raggiunto una cottura al dente, la scoliamo e la saltiamo direttamente in padella. A questo punto la pasta è pronta, quindi spegniamo, aggiungiamo una macinata di pepe, se necessario aggiustiamo di sale ed uniamo il prezzemolo. Mescoliamo e impiattiamo. Aggiungiamo altro prezzemolo tritato e serviamo ben caldo. Se abbiamo a disposizione della salsa pomodoro già pronta, è un piatto espresso che si prepara in pochi minuti. È importante aggiungere il tonno quasi a fine cottura, in quanto cuocendo troppo diventa secco e cambia in parte il suo sapore, diventando meno gradevole. Da Sonia un saluto, vi ringrazio per l'attenzione e alla prossima video ricetta.